Mister, la gara con il Padova, al di là del risultato, quali riscontri, quali risposte le ha dato anche in considerazione dell'impiego di alcuni giocatori? Ma sicuramente positive. Noi siamo una squadra che comunque all'interno sa che deve rispettare un certo standard di prestazione, e i ragazzi l'hanno rispettato, quindi per le prossime 8 partite sicuramente sarà importante questo principio. Ad Alessandria contro la Juve Under 23, una squadra giovane però dalle ottime qualità sotto tutti i punti di vista, che gara potrebbe essere? Ma al di là della importanza, contro la Juve è sempre bello giocare, interessante per i temi di gioco, per il talento dei giocatori, per le idee che hanno, e quindi diventa sicuramente di difficile interpretazione, ma anche allo stesso momento bella da preparare e da giocare. In questo particolare momento di Tour de Force senza soste, su quali priorità si sta lavorando? Ma su quelle di sempre, perché da 18 gennaio che noi giochiamo ogni 3 giorni, quindi le nostre priorità non cambiano. Bisogna lavorare sempre anche e soprattutto sotto il punto di vista mentale. Sì, sicuramente, no, ma nella preparazione, la strategia della partita, nel recupero, i principi non cambiano, le priorità non cambiano. Tra le peculiarità importanti del percorso c'è anche l'integrazione e lo spazio per alcuni giovani, e questo è molto importante. Sì, penso che per ogni società che ha in testa di progredire, no? di guardare avanti, c'è bisogno di questo concetto. Noi già in squadra abbiamo ragazzi molto interessanti come Curto, come Rover, come Davì, che sono ragazzi del 99 che stanno facendo un percorso importante, e abbiamo fatto anche esordire qualche giovane, quindi nel percorso di una società che deve crescere l'attenzione che deve avere verso giovani è determinante. Un'ultima battuta, sta chiedendo qualcosa di particolare in questo momento ai suoi ragazzi? No, assolutamente no, noi siamo standardizzati su quello che è il nostro percorso e dobbiamo solo prepararsi al meglio come sempre per la prossima partita.